Ritrova la vittoria la Men Scuola Basket Arezzo. I ragazzi di coach Serravalli superano al Palasport Estra Sesa Biancorosso Empoli con il punteggio di 81-67. Gli Amaranto partono determinati e fin dalle prime battute di gioco si trovano a condurre nel punteggio. Dopo 5 minuti SBA avanti 14-9 con un concreto Cutini e un ispirato Castelli. Alla prima si gana il punteggio di 22-16 con il break decisivo che arriva verso la metà del secondo quarto. La Men stringe le maglie difensive con Kirlis che torna a incidere in attacco a testimonianza della crescita di condizione fisica. A riposo l'Amen è in vantaggio per 46-28 e al rientro dagli spogliatoi la squadra di Serravalle rimane concentrata tenendo a distanza gli avversari 59-41 alla mezz'ora. Empoli accorcia qualche lunghezza solo nel finale dopo aver toccato il massimo svantaggio sul 75-49. La partita si chiude con un convincente 81-67 per l'Amen che riprende la propria marcia playoff dopo due stop. Negli ospiti da segnalare la prestazione di Falaschi, il nazionale under 18 di Empoli, ha confermato anche ad Arezzo le proprie doti fisiche tecniche. Domenica prossima Amen attesa dal derby di Terranova contro la squadra dell'ex coach Baggiani, una prova di maturità in vista di un finale di stagione che si preannuncia molto combattuto. Finalmente torna il sorriso sul nostro coach Omar Serravalli, ha ritrovato la vittoria che può sembrare una cosa semplice ma inizialmente poteva anche destare delle preoccupazioni enormi il fatto di avere una squadra diciamo così cattiva come è stata, cattiva nel senso buono e non cattiva diciamo così sportivamente parlando. Sì, siamo tornati alla vittoria dopo due sconfitte contro, dal mio punto di vista, un'ottima squadra messa bene in campo che ha pressato per 40 minuti e con giocatori esperti come Ghizzani, come Malventi, e niente, siamo stati bravi perché indubbiamente la classifica è un po' bugiarda, non penso che Empoli si meriti la classifica che ha. Venendo a noi, sì, molto bene perché siamo andati all'intervallo subendo 28 punti, e niente, con una buona difesa. E niente, faccio complimenti ai ragazzi perché non venivamo da un periodo facile tra caviglie, tra schiene, tra infortuni e virus e compagnia bella. Siamo stati nelle ultime settimane siamo andati un po' a rilento. Comunque bene così, avanti. Ora domenica prossima ci aspetta il derby, ci aspetta con un'altra squadra buona che hanno aggiunto la settimana scorsa un giocatore, e niente, continuiamo il percorso, andiamo avanti e niente, vediamo un po' che cosa ci riserva la classifica, perché comunque questa settimana era un turno importante perché comunque c'erano tre scontri diretti di squadre che erano a pari nostro in classifica o due punti avanti, e quindi per cui tre per forza hanno perso. E ora niente, scopriamo un po' la nuova classifica di questa settimana e vediamo cosa succede.